parlando con il curatore, accennai a questo, chiamiamolo sogno, desiderio di colorare una piazza, però dissi, beh, sarà impossibile poterlo realizzare. Invece lui, in modo ostinato, dice, proviamo, proviamo, e alla fine siamo riusciti a creare questa piazza, che inizialmente doveva essere solo tutta colorata di blu, dove poi andava a cercare dei particolari, dei panni stesi, insomma, delle lampade, dei portoni. Poi all'ultimo invece ho deciso di inserire delle figurine, dei bambini che giocano, per così dare anche un tema a quello che è successo, questo lockdown. E questo dà un po' di speranza con questi bambini che finalmente escono di casa. Piazza di Roma, Piazza dell'Oblio, che a distanza di 50 anni, 1971, dalla storica mostra Madiai come Livorno, celebra il dialogo fitto tra Madiai e la città. È un'opera particolare perché sulle fotografie Mario Madiai è intervenuto con una pittura gestuale, andando a stendere il colore blu, da cui poi progressivamente ha tratto fuori dei segni luminosi, dei particolari, andando a scavare sulla superficie, così come fa con le tele, con le opere, con i teatrini che pure sono mostre. È un'opera quindi che si riallaccia alla tematica della mostra, a tracce di memoria, e apre anche una nuova prospettiva sull'artista Madiai, in grado di conciliare la forza astratta, informale, gestuale della pittura con l'intervento figurativo dei bambini che ripopolano la piazza in un augurio di un futuro di nuovo sereno in Piazza Rovigo.